Dal Vangelo di Marco. Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Sorelle e fratelli carissimi, siamo giunti alla seconda domenica di Quaresima, che come ogni anno ci presenta l'episodio della trasfigurazione di Gesù sul monte che la tradizione ha individuato sul Tabor. Naturalmente, se questo episodio riguardasse semplicemente ciò che è avvenuto a Pietro, Giacomo e Giovanni, noi potremmo provare per loro ammirazione oppure invidia, ma esso non direbbe nulla alla nostra vita e alla nostra storia di credenti. Quello che l'Evangelista ci vuole dire, perciò, non è semplicemente il racconto di un episodio, ma un cammino che anche noi dobbiamo fare, passando dal Gesù che vediamo esteriormente in mezzo a noi, con il volto dello schiavo, con il volto del perdente, con il volto dello sconfitto, al Gesù che sul monte appare trasfigurato, mostrandosi come il figlio amato da Dio, che noi dobbiamo ascoltare perché è il nostro Redentore e Salvatore. Infatti, agli Apostoli, così come a noi, ciò che fa difficoltà è proprio il volto umano di Gesù, è proprio il fatto che lui veniva considerato buono, generoso, saggio, ma perdente, sconfitto, non aveva vinto battaglie, non aveva accumulato denari, non era potente, sembrava proprio uno schiavo, nessuno avrebbe desiderato seguirlo. Certo, aveva acceso i cuori dei discepoli quando, dopo aver chiesto agli Apostoli chi diceva la gente che lui fosse, e dopo aver chiesto sempre agli Apostoli: «Ma voi chi dite che io sia?», e Pietro aveva detto: «Tu sei il Messia, quello che aspettiamo da secoli, tu sei il figlio di Dio fatto uomo». Però poi, quando aveva detto: «Però sappiate che il figlio dell'uomo deve essere riprovato dagli anziani, dai sacerdoti, dagli scribi, dai farisei, dai capi, deve essere messo a morte e deve morire su una croce», aveva gelato i desideri che aveva suscitato nel cuore dei discepoli, tanto che Pietro, a nome di tutti gli apostoli, aveva detto: «Signore, questo non ti accadrà mai, questo non può essere, perché se tu sei l'inviato di Dio, tu non puoi morire, soprattutto tu non puoi morire crocifisso». È la croce che faceva problema a Pietro, è la croce che faceva problema ai primi cristiani, tanto che Paolo la definisce stoltezza per i pagani e scandalo per i giudei. È la croce
che fa problema anche a noi. Del resto è evidente ciò che è accaduto a Paolo e Barnaba quando andavano nelle sinagoghe di tutto il mondo allora conosciuto ad annunciare Gesù agli ebrei sparsi ovunque sulla terra. Li accoglievano con gioia, si entusiasmavano, ma quando dicevano che il Messia era stato preso, era stato condannato a morte, era stato ucciso ed era morto sulla croce, subito li scacciavano dalle sinagoghe. È chiaro quello che succedeva ai primi cristiani di Roma, come testimoniato da un graffito che è stato ritrovato nel collegio dove si formavano i servi dell'imperatore. C'era un crocifisso con la testa di asino, c'era una croce e c'era scritto sotto «Alexamenos adora il suo Dio». Alexamenos doveva essere uno dei servi dell'imperatore che era cristiano, che veniva preso in giro dagli altri suoi colleghi perché appunto adorava un Dio crocifisso. Noi siamo più abituati alla croce, la portiamo al collo, la appendiamo sui muri, essa è presente anche in tanti spazi pubblici. Però forse ci riflettiamo troppo poco a cosa significa il crocifisso, a cosa rappresenta quella croce. Sembra quasi diventato semplicemente un arredo. Noi dobbiamo scoprire che la croce non è né follia né scandalo. La croce è la manifestazione massima dell'amore di Dio. È il modo in cui Gesù ha portato al punto più alto il suo amore nei nostri confronti. Ecco, questo percorso il Signore Gesù fece fare a Pietro, Giacomo e Giovanni, questo stesso percorso vuol far fare anche a noi oggi. E lo fa con le stesse modalità. Prima di tutto ci invita a lasciare la pianura. In pianura si vedono le cose con gli occhi degli uomini, in pianura conta chi è potente, chi è forte, chi è ricco, chi ha successo. Quindi Gesù ci prende per mano e ci accompagna sul monte. Il monte nella Bibbia rappresenta il luogo di Dio, rappresenta il luogo in cui contano i pensieri di Dio, che come diceva il profeta Isaia non sono i nostri pensieri, anzi che distano dai nostri come il cielo dista dalla terra. Lì sul monte noi possiamo vedere il vero volto di Gesù, non più quello dello schiavo, del perdente, dello sconfitto, ma quello dell'uomo rivestito di luce, quello dell'uomo splendente, le cui vesti bianchissime nessun lavandaio avrebbe potuto rendere così belle. La veste per gli antichi esprimeva l'uomo che la indossava, quindi Gesù con le vesti splendenti manifestava il suo essere luce del mondo, il suo essere Dio. E invita anche me e voi, così come allora invitò Pietro, Giacomo e Giovanni, ad essere anche noi rivestiti di luce, ad essere anche noi trasfigurati dall'amore di Dio che abbiamo accolto e che dobbiamo annunciare e testimoniare nel mondo. Quindi prima di tutto per noi è necessario staccarci dalla pianura e rimanere soli con Gesù, proprio come quei tre discepoli. Sono necessari questi momenti di contemplazione, questi momenti di meditazione in cui cuore a cuore con il nostro Signore possiamo vederlo così come Egli è. E cosa succede sul monte? Che appunto Gesù manifesta la sua bellezza, il suo splendore, il suo essere figlio di Dio, la sua gloria. Questo ci appare quasi insopportabile, ci fa quasi tremare,
perché facciamo fatica ad accettare che è la bellezza dell'amore, la luce che proviene dalla vita donata, il nostro stile di vita. Facciamo fatica a confrontarci con il mondo in cui ci sono drammi familiari e sociali, ci sono difficoltà nella Chiesa e nel mondo, ci sono difficoltà personali e in ogni altro ambito. Fermiamoci sul monte, ma non pensiamo di poterci rimanere per sempre. Pietro vorrebbe fare 3 tende, vorrebbe diventare stanziale sul monte, perché ci piace ciò che accade sul monte. Ma Gesù ci dice che sul monte non si può sostare, devi fare il pieno di luce, ma quella luce poi la devi portare nella valle, in pianura, ove abitano gli uomini e le donne, di ogni luogo e di ogni tempo. Lì ci si trova in compagnia anche di Mosè e di Elia, i quali avevano il desiderio di vedere il volto di Dio. Addirittura Mosè lo aveva chiesto al Signore: «Mostrami il tuo volto», ma non aveva potuto vederlo se non di spalle, così come Elia sul monte Horeb, desiderando vedere Dio, pensava di trovarlo nella forza del vento, nel terremoto, nel fuoco, e invece lo ha trovato in un vento leggerissimo che quasi si faceva fatica a percepire. Dio è diverso da come lo immaginiamo. Dio è amore, e di quell'amore noi dobbiamo diventare annunciatori e testimoni. Perciò non è l'uomo che fa le capanne per Dio, per Mosè e per Elia, ma è Dio che ci copre con la sua nube. È come se Dio ci invitasse a casa sua perché potessimo fare nostri i suoi pensieri, perché potessimo fare nostre le sue parole, perché potessimo fare nostro il suo stile di azione. Perciò ci dice: ascoltate Lui. Ci manifesta Gesù come il figlio prediletto, il figlio amato, non come il perdente e lo sconfitto. Ci manifesta Gesù come colui che dobbiamo ascoltare. Lo aveva già manifestato nel momento del battesimo di Gesù al Giordano. Qui aggiunge questo verbo: ascoltatelo, che non significa soltanto sentirlo con le orecchie, ma fare proprio lo stile di vita, dare la propria adesione a questo modo di condurre l'esistenza che Gesù ci propone. Ed è perciò che i discepoli ebbero paura, perché sapere che bisogna vivere amando, sapere che bisogna vivere donando la vita, non è semplice, non ci fa piacere, ci costa, ma è l'unica strada per poter realizzare noi stessi e per poter realizzare il regno di Dio sulla terra. Gesù lo aveva detto: chi mi vuol seguire deve rinnegare se stesso, deve smettere di pensare solo a sé, deve prendere la sua croce, cioè scegliere l'amore come logica della sua vita, e mi deve seguire. Perché così, perdendo la sua vita, donandola agli altri, la troverà. Se invece la vuole conservare, se invece vuole pensare solo a se stesso, si perde. Finisce questa visione. Nel deserto forse Gesù è rimasto 40 giorni, lì sul monte l'episodio della trasfigurazione sarà durato 40 secondi, ma è stato fondamentale per il prosieguo della scelta di vita dei discepoli. Noi che siamo così pronti a dar retta ai giornali, alle televisioni, ai social e a coloro che su di essi scrivono o parlano, noi che siamo pronti a dare ascolto agli oroscopi, ma anche ai maghi e agli imbroglioni, può essere che facciamo così fatica a dare ascolto a Dio, a dare ascolto a Gesù, a dare ascolto a coloro che Gesù ci annunciano e ci testimoniano?
questa Quaresima ci aiuti a scegliere Cristo e chi ci testimonia Cristo, Cristo e chi ci parla di Cristo, perché l'amore possa riempire la nostra vita, perché attraverso di noi l'amore possa riempire il mondo intero.